essere intervenuto dopo Cecilia Bartoli, che ha riportato questa mattinata nel solco giusto, quello della cultura. Io ovviamente sono onorato di fare il presidente prima del consiglio di amministrazione, adesso il consiglio di indirizzo. Voglio in questo mio saluto ringraziare le donne e gli uomini di questo teatro che ho conosciuto in questi anni. Nei momenti in cui forse qualcuno ha dimenticato, ma mentre Firenze e altre città chiudevano il corpo di ballo, qua con un lavoro di squadra istituzionale, da parte di tutti, quindi il mio intervento non è contro, ma è per, perché senza un lavoro di squadra questi risultati non si sarebbero raggiunti e il corpo di ballo c'è. Come tanti lavoratori e lavoratrici, quando ci sono state le tensioni e questo teatro ha avuto la capacità di superarle, come quando le leggi dicono che la città metropolitana, ringrazio la sovrintendente di averlo ricordato, non si doveva occupare di cultura perché nella legge sta scritto che la cultura non è una materia della città metropolitana, e noi invece abbiamo deciso di interpretare quella norma in modo diverso, che siccome tra le competenze della città metropolitana c'è lo sviluppo, la cultura è sviluppo, e col consenso di tutte le forze istituzionali e politiche siamo rientrati nel Teatro San Carlo. Così come non sfugge a nessuno che ci sono i fondi nazionali, ci sono i fondi europei, ci sono i fondi europei che transitano attraverso la regione, ci sono i fondi della città metropolitana e ci sono anche i fondi della città di Napoli, che anche quando ha avuto le casse pignorate e quando i nostri dirigenti dicevano sindaco il Teatro San Carlo probabilmente in questo anno bisogna rinunciare, non l'abbiamo fatto. Questo perché questo teatro rappresenta un po' il corpo, l'anima, il cuore pulsante di quella che è l'arte di riscatto di questi anni della città di Napoli, la cultura. Allora il merito non è della politica, perché per la politica è scontato, se c'è qualche politico che non fa le cose che ci siamo detti stamattina fa una cattiva politica. Il merito è delle persone che si citano molto poco, sono le persone che soffrono anche attraverso la cultura, perché non tutti vengono pagati adeguatamente, non sempre tutti hanno la fortuna di suonare al San Carlo. Quindi noi dobbiamo essere cacciatori di talenti in questa città, e il teatro che viene sempre di più aperto alla città, il teatro itinerante, il teatro che vannisita, il teatro che gira, e il teatro che fa cogliere a tutti l'opportunità di scegliere nella vita. E come tanti coristi, tanti orchestrali, tante ballerine e ballerini hanno avuto la possibilità, soprattutto anche la fortuna, oltre che il talento, la capacità e la passione di stare qui, lo possono fare anche altri. Questo è il nostro compito. Il nostro compito è raccontare le alternative. Allora, se c'è anche la novità che imprenditori campani, napoletani, dell'area metropolitana cominciano a investire, come sta accadendo nella nostra città, sulla cultura, è un fatto bellissimo. E quando si investe nella cultura non c'entra tanto il pubblico e il privato, si investe per un bene comune che è di tutti. E quindi questo deve essere da esempio per tutte e tutti, e io sono orgoglioso di far parte di una squadra dove al nostro interno abbiamo sensibilità molto diverse, dove certe volte ci si confronta, dove soprattutto ci si assume responsabilità senza fare propaganda, e andiamo avanti così, perché questo è il compito di chi si assume delle responsabilità, avere il coraggio delle proprie azioni e non nascondersi dietro alle omissioni. Quindi il mio, e chiudo, è un ringraziamento davvero sincero alle tante persone che ho visto in questi 7 anni, che ho conosciuto e so quanto amano questo teatro, che questo teatro va amato non solo nei momenti in cui c'è Riccardo Muti, ma soprattutto nei momenti di difficoltà dove si rischiano le chiusure e dove invece tutti quanti insieme, per e non contro, perché andare contro non si va da nessuna parte. Se si crea un clima greve, si costruisce rancore e contrapposizione, è esattamente quello che deve insegnare un teatro. Il teatro è contaminazione di sentimenti positivi, come la musica, come il ballo, come l'orchestra e come le parole che poco fa abbiamo ascoltato. Quindi buona stagione a tutte e tutti, e che il Teatro San Carlo possa rappresentare sempre di più una delle più grandi punte di diamante, non solo del Napoli, del nostro paese e della nostra Europa. Grazie.